Ben ritrovati a Rugby Magazine. Questa sera ho una maglia della Nuova Zelanda. Perché? Ma perché sono, seppur con un triestino, con un friulano, collegato con la Nuova Zelanda. Quindi la buonasera in maglia nera, Paolo Bernardi, in maglia blu e blu e blu chiaro, Diego Ben De Monte. Ben ritrovati su Ciao. Rugby Magazine. Grazie, ciao. Buonasera, buonasera. Allora, con voi due lo scorso anno abbiamo fatto un lunghissimo, poi c'era anche D'Esperte, collegamento che è andato solo sulla pagina Facebook di Rugby Magazine. Oggi invece andiamo prettamente su Rugby Magazine Telefriuli, oltre che Facebook, perché ho voluto rincontrare i nostri corregionali, perché loro sono ormai da quasi una vita, chi più chi meno, in Nuova Zelanda, ma la novità che ho voluto richiamare è perché Paolo Bernardi, head coach, scusate, primo allenatore, Diego De Monte, assistant della Onefero, squadra di rugby provinciale di Nuova Zelanda. Allora, Paolo, iniziamo per gradi, no? Head coach, come inizia questa avventura e che squadra è l'Onefero? L'Onefero è una squadra che quest'anno ha fatto il centenario, anzi, doveva farlo l'anno scorso il centenario, però poi col Covid hanno spostato quest'anno, insomma. Quindi io e Diego siamo gli allenatori del centenario. È una squadra di collina, quindi abbastanza tosta, e c'è l'Honey Badger, che è praticamente il tasso, come rappresentante, quindi si può capire come sono abbastanza rustici questi questa persona, questo club. Niente, io semplicemente stavo cercando una posizione da head coach, perché sto facendo il livello 3, sto per fare il corso livello 3 alla fine della prossima settimana qui in Nuova Zelanda. Per ottenere il livello 3 devo almeno allenare una squadra di Premier. Onefero gioca nella Premier del campionato interno della provincia del County Manukau, quindi sì, è successo così. Loro avevano bisogno di un allenatore, io si sono fidati di me, per fortuna, e ho subito trascinato Diego, che per fortuna è venuto a darmi una mano, anche se dista un'ora di macchina ogni volta, però sì, ecco. Diego, innanzitutto mi facevi vedere prima in collegamento la tua maglia dell'Onefero con quel numerino. Ce l'ha anche Paolo, se guardi il numerino, numero Quella mi era 100. sfuggita. Tu l'hai la prima cosa che mi hai fatto vedere. 100 anni, quale onore, ma soprattutto quali le sensazioni da italiano ad essere chiamati non solo ad allenare una squadra neozelandese, ma proprio per l'anno del centenario, quindi anche un anno molto importante per tutti. Premettendo che per me allenare è sempre un onore, ok? Questo è un onore doppio, sicuramente, perché 100 anni di storia di un club in Italia non so, non credo possa vantarlo nessuno, o forse qualcuno, ma non tanti. Sicuramente dare una mano a Paolo mi onorifica ancora di più. Italiano che va a allenare in Nuova Zelanda, provo a pensare un po' strano, direi, no? Però avendo questa possibilità l'ho presa al volo, sicuramente. Com'è stata l'accoglienza? Come vi hanno guardato? Come se da noi in Italia venissero, che ne so, due dall'Islanda ad allenare una squadra di rugby italiana? Come sono state le reazioni? Va, no, Diego, Diego. vai Paolo, vai. Ah, vado avanti io. Ma ti hanno accolto benissimo, secondo me. Sicuramente un pelino di spaesati sia noi che loro all'inizio, però pian piano è come quando entri ad allenare una squadra nuova, no? Cioè, non hai confidenza con loro. Loro non sanno le cose che puoi sapere tu e tu non sai le cose che possono sapere loro. Se devo esprimermi. Sì, io mi sto ancora adattando un po', capito? Però no, l'accoglienza è stata buona, anche perché, sai, la cultura qua è differente. La cosa che mi ha impressionato al primo allenamento, quando abbiamo finito, ogni giocatore che se ne andava passava a stringere la mano a tutti gli altri che erano presenti. Quello Tutti. immagino.
Paolo, come sei con il Covid lì in Nuova Zelanda e cosa vi chiedono qua dell'Italia? No, il Covid qui è fase alterna, per fortuna. Noi siamo all'interno della zona di Auckland, quindi ogni tanto lo chiudono a livello 3 per una settimana e dopo riapre tutto. Semplicemente lo chiudono perché devono rintracciare quelli che hanno trovato. Ci sono dei piccoli fulcri, diciamo, ma poi alla fine riescono a rintracciare tutti, a mettere tutti in quarantena e poi riaprono le attività, eccetera. Quindi noi qua è come se non la vivessimo, questa situazione che c'è in Italia. Siete abbastanza non protetti? Sì, noi andiamo a prendere il caffè, ci stringiamo la mano, facciamo tutto qua, non c'è problema. Quando ovviamente poi, però ovviamente cerchiamo di lavarci più spesso le mani o mantenere comunque le distanze nel caso, però siamo a posto da quel punto di vista. Senti, abbiamo pochi minuti. Tu avevi una proposta molto interessante da fare, con anche addirittura una controproposta. Ti lascio carta libera per presentarla. Vai. Allora, io È vorrei carico a candidarmi. mille, Io sono, guarda, che sono come un pazzo scatenato. Allora, mi è venuta questa idea in mente. Io sto partecipando a questo corso chiamato New Zealand Sport Diploma, nel quale viene organizzato all'interno con il Counties Manukau la selezione degli Steelers. Mi è venuto in mente un'idea di portare questa connessione di scambio culturale con il Friuli e quindi volevo sto verificando se posso candidarmi alla presidenza del comitato regionale. La mia idea è semplicissima, stiamo parlando vorrei del portare comitato regionale Friuli ad Venezia Giulia. Auckland o del Friuli Venezia Giulia? Ok. Scusami. Praticamente io ho un sacco di contatti, durante questi 3 anni ho fatto contatti con i Crusaders, con Canterbury, Counties Manukau, giocatori, allenatori, tutti quanti, e continuo a tenerli in contatto. E l'idea era quella di fare un'accademia italiana qui a Onefero, nella quale far arrivare gli allenatori dall'Italia, quindi dal Friuli, e fargli fare un'esperienza qui, ma non solo allenatori, anche i giocatori. I club poi gli troverebbero un lavoro, troverebbero la sistemazione, però è ancora tutto da verificare se è possibile. Però il Counties Manukau sembra interessato alla proposta, anche perché per loro è importante avere allenatori qua. Sì, quindi Uno progetto scambio Paolo, culturale, uno uno scambio scambio culturale culturale. che ne va veramente di vantaggio per il movimento regionale di Venezia Giulia, perché sia come giocatori che allenatori può veramente far crescere negli anni, un progetto lungo, credo, il movimento del rugby regionale. Ora Paolo, non so se ti rendi conto, siamo a 2 mesi dalle elezioni del rugby regionale, te ne rendi conto di Oh no. cosa stai ufficializzando, mi auguro. Aspetta, devo verificare se io riesco dalla Nuova Zelanda a candidarmi prima. Ovviamente questa è un'idea. Poi se non riesco, oppure se riesco e poi non vinco, non c'è problema. Voglio dire, io vado d'accordo con tutti. Se quelli che vinceranno vorranno collaborare con me, io sarò molto più che disponibile. Io voglio soltanto il bene del rugby a livello tecnico. Nella mia regione d'origine, il Friuli Venezia Giulia, voglio sviluppare il rugby lì, il rugby giocato, perché Esatto. esatto, tutto Io qua. credo che in settimana ti troverai la casella di Facebook o l'email, chi la ringrazia, piena di proposte, di amicizie, di collaborazione, di tutto e di più. No, comunque è un'idea valida, sicuramente, L'idea è ottima. questa è Quale però? valida. Quella dell'Academy New Zealand o quella di candidarsi? O tutte e due? Entrambi, Entrambi. entrambi, entrambi, perché è una maniera per dare visibilità anche al progetto, no? Quello sì. Quindi posso dirti una cosa, io l'ultima cosa, dopo ti lascio fare tutto. Io sto prendendo delle lezioni sia da Paolo sia da altri allenatori che vengono ad assisterci qualche volta in campo
l'ultimo è stato l'head coach del County Manukau. C'è da imparare, ragazzi, c'è tanto da imparare. Quello che io me ne rendo conto, che comunque non si è mai finito di imparare, ma deve esserci la volontà di imparare anche, no? Non siamo mai, non abbiamo mai finito. Io sono contento di lavorare con Paolo perché sto imparando tantissimo da lui e da altra gente. Per me è la prima esperienza come allenatore qua in Nuova Zelanda, quindi ho fatto il corso qua e farò il corso di terzo livello anch'io ad ottobre nella provincia di Auckland. Quindi Paolo, a questo punto devi preparare un programma. Io ti do appuntamento, dimmi te se fra uno o fra due settimane, per la tua prima conferenza stampa. Magari chiederò anche a Davide Macor o a Valerio per intervistarti, ma le cose cominciano ad essere serie, quindi accelera i contatti che mi dicevi hai già preso con la Federazione Italiana Rugby per sapere la regolarità per poterti candidare. Ma oltre a questo stupendo progetto dell'Academy, ricordati che dovrai studiare, proporti alle società regionali per capire quali sono le esigenze di un movimento regionale e come condurlo. Tu hai già detto che col prossimo anno poi tu torni in Italia o anticipi il rientro in Italia, dovessi mai vincere le elezioni. Poi il collaborare col futuro assetto manageriale della rugby regionale, lo hai già detto, l'hai già dato, però devi preparare su un programma e presentarti in maniera completa. Certo, guarda, intanto la Federagri mi ha chiesto di fare i corsi aggiornamenti come allenatore. No, li faccio, non mi preoccupare, sono online, quindi va bene. Bene. Però c'è questo. Sì, ma scusa. No, perdonami me, devo stoppare perché Telefriuli, come tutte le televisioni, ha dei tempi di scadenza per gli inserti pubblicitari e quant'altro. Io vi ringrazio, ma è ovvio che non finisce qua, ci dobbiamo risentire a brevissimo per continuare questa chiacchierata. Grazie mille. Grazie, ragazzi, mille a tutti. Buona serata, a presto. Ciao.